Rivelazione bomba in La Promessa. L'atmosfera si surriscalda quando Cruz e Don Alonso, pilastri narrativi della serie, entrano in conflitto per un atto scandaloso, mettendo in serio pericolo la solidità del loro matrimonio. Ma andiamo con ordine per svelare la misteriosa catena di eventi che ha portato a questo drammatico punto di svolta. Il segreto della spilla, come un gioiello, ha sconvolto il mondo di La Promessa. Per i fedelissimi dell'edizione italiana di La Promessa, la sparizione della spilla di Catalina, un'eredità di inestimabile valore tramandata dalla sua madre, ha creato tensioni e speculazioni senza fine. Nonostante Catalina fosse fermamente convinta di non aver perso l'oggetto, il mistero si è approfondito, fino a quando in un giorno apparentemente come un altro, durante i solenni funerali del barone Juan, Catalina ha avuto il colpo di fulmine. La sua preziosa spilla brillava sul décolleté di una sconosciuta. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Determinata a chiarire ogni ombra, Catalina decide di intraprendere un percorso investigativo, assistita dalla perspicace Martina. Grazie alle loro ricerche, scoprono che il gioiello era finito nelle mani di un usuraio di cattiva fama. Preparata a svelare il mistero, ma consapevole dei rischi, Catalina si avvicina all'usuraio, facendosi accompagnare dal leale e protettivo Mauro. Nel loro incontro con l'usuraio, una descrizione dettagliata sembra puntare tutte le dita verso Petra, una figura nota a Catalina. Ma, in una svolta drammatica, Cruz fa un passo avanti, svelando un segreto che potrebbe sconvolgere l'intero impianto della storia. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Cruz non vuole fare in modo che Petra venga accusata ingiustamente e perciò la difende, dicendo di aver ordinato personalmente alla domestica di vendere la spilla. La marchesa aveva bisogno di disporre del denaro necessario per poter festeggiare il suo compleanno. Catalina va su tutte le furie e accusa Cruz di aver venduto un oggetto appartenente alla sua defunta madre senza nessuno scrupolo. Cruz replica a Catalina di averne il diritto, essendo la moglie di Alonso, ed invita anche la ragazza a non darle più problemi, visto che sua madre Carmen, che poteva difenderla, è morta. Alonso, subito dopo, scopre quello che è successo e litiga fortemente con Cruz. Quest'ultima lo accusa di essere stato felice per la morte di suo padre e di non averla mai amata quanto Carmen. Il marchese, invece, dice che lei si è mostrata una donna senza scrupoli. L'aria sarà sempre più tesa e Manuel e Jimena iniziano a pensare che i due stiano addirittura per divorziare. Voi che cosa ne pensate? Cosa credete che succederà alla coppia? E come è finita la vicenda della spilla della mamma di Catalina? A voi i commenti!